Sono con Andrea Materia nella sede di Greeterful, che è la società che gestisce come amministratore unico. Parleremo con lui di social TV, anche perché Andrea Materia è insieme a Colletti l'autore di un libro fondamentale in Italia, è sicuramente il punto di rilevante della storia e anche dell'analisi di che cos'è la social TV in Italia e nel mondo. Il libro è stato scritto poco meno di un anno fa, è stato un successo interessante, presentato in vari ambiti ed è edito dal Sole 24 Ore. Tu come autore ti sei occupato di una parte del libro, di tutto il libro, qual è stato il tuo ruolo in questa opera? Allora, Social TV è un testo che io e Giampaolo Colletti abbiamo realizzato a quattro mani sin dall'inizio. Poi è naturale che entrambi abbiamo dato sfogo alle rispettive specializzazioni. Io sono, tra virgolette, più un uomo di numeri e quindi ho curato tutto l'aspetto dei modelli business con particolare attenzione, le metriche, le case history internazionali. Giampaolo è legato alla realtà territoriale italiana da anni e anni con, tra l'altro, le sue ormai celebri indagini di mercato Netizen sullo stato delle web TV in Italia e quindi ha invece prestato maggiore enfasi ai capitoli dedicati alla social TV sul mercato italiano. Bene, tu oltretutto, oltre ad essere l'autore del libro, sei anche autore di prodotti televisivi. Social King, ad esempio, che è stato forse la prima esperienza italiana o comunque in Rai di commistione tra un prodotto televisivo e il suo paradigma social mediatico. È stata un'esperienza, mi raccontavi, molto interessante, che però poi è stata interrotta dalla Rai. Di che cosa pensi che abbia portato nella tua esperienza di esperto di social TV e nell'esperienza della Rai quel programma? Dunque, Social King è stato un format ibrido per volontà, nel senso che apparteneva contemporaneamente a una congerie di codici espressivi televisivi che di norma non vanno mischiati insieme. In parte era un quiz, in parte era un reality competitivo in cui talenti che arrivavano dal mondo YouTube, all'epoca ancora non così di suggestione mainstream sulla stampa, bensì underground e quindi sicuramente da scoprire da zero, si andavano a confrontare. In parte era anche una serie di informazioni tecniche, dunque era un misto di news magazine, di quiz sulla cultura digitale, di reality competitivo. Volendo, a volte potevano persino esserci degli spicchi di talk. Ora, il tutto avrebbe dovuto produrre un mostro di Frankenstein. In realtà, la scelta è stata di realizzare un qualcosa che si adattasse ai tempi sincopati di internet, e dunque, dentro un contenitore di 50 minuti, saltare di link in link, in questo caso di genere in genere, per dare un tipo di sensazione, di percezione del contenuto che fosse quanto più possibile vicina all'esperienza che si ha nella fruizione del contenuto online. Questo poi ha portato un risultato, devo dire, in parte sicuramente immaginabile, ma non di meno interessante. Il pubblico degli early adopter e dei forti utilizzatori dell'online video e dei social media in Italia che all'epoca di Social King era veramente esclusivamente legato al target 15-34, ha reagito non bene, benissimo, con degli indici forti che hanno sfiorato anche il 20%, nettamente superiori alla media di canale. Il pubblico over, soprattutto gli over 50, hanno reagito male, quindi di fatto una fortissima
discrepanza tra un feedback e una sentiment analysis al 99% positiva da parte dei teen e dei giovani adulti, con un risultato su Facebook che veniva utilizzata come piattaforma per l'online voting, anche qui una prima assoluta in Europa. L'online voting è stato poi impiegato su X Factor e altri reality canori solo dalla stagione successiva. Dicevo, una fanpage che è arrivata con dirette che andavano in onda alle 9 di mattina, oltre 40.000 iscritti. All'epoca l'Isola dei Famosi ne aveva meno di un terzo. Non di meno, contro l'altro, dei tassi di interazione, perché poi il numero di iscritti può anche essere scarsamente indicativo, ma con dei tassi di interazione fortissimi. Avevamo 1.000-1.500 commenti per ora di trasmissione durante le dirette e un numero di interazioni nettamente superiore grazie poi alle call to action. Quindi, a fronte di una sperimentazione in termini di linguaggio che ha dato dei risultati positivissimi, c'è stato di contro una difficoltà a inserirsi all'interno di un flusso di palinsesto lineare e di curve di ascolto che sono invece concepite per un target generalista e quindi hanno difficoltà a riuscire ad assorbire un prodotto che chiaramente generalista non era, anzi al contrario, era rivolto in maniera molto molto forte a un verticale di pubblico. Dunque, sperimentazione, vittoria assoluta, in termini televisivi puri, diciamo un'esperienza che ha insegnato, almeno particolarmente a me, ha insegnato davvero molto.